Orecost 2018, altro player da andare a intervistare che espone nel corso di questa mini fiera con tantissimi stand, siamo oltre i 50, ed è Christian Papararo, il responsabile Sud Europa della Zumex. Buongiorno Christian e benvenuto dinanzi agli schermi di OrecaTV.it. Grazie mille Fabio, ci troviamo qui per la prima volta in questa edizione di Orecost, quest'anno a Sorrento, presentando la linea di prodotti, diciamo così, più compatta della Zumex. E dietro di noi vediamo un pochino quella che è la linea più abbordabile, che entra negli spazi anche più angusti della nostra azienda, e vi mostreremo anche un pochino come funziona una di queste Spremi Agrumi. Con grande piacere, sai bene che io apprezzo molto riuscire a, come dire, testare quelle che sono le qualità dei prodotti venduti in genere quando faccio le interviste. Christian, prima ancora però io devo chiederti, facciamo 30 secondi un focus sulla Zumex, parliamo dell'azienda. Sì. Allora, Zumex è leader mondiale per quanto riguarda la spremitura di citrici, siamo sul mercato da 32 anni, abbiamo inventato queste macchine 32 anni fa, la società è spagnola valenziana e vendiamo in più di 100 paesi al mondo. L'Italia è diventato e sta diventando con sempre maggior forza un mercato molto strategico per noi, c'è anche una produzione di citrici che è comunque un qualcosa che avvantaggia molto il nostro lavoro per spingere i nostri prodotti, e la verità è che il pubblico veramente apprezza molto la possibilità di offrire oggigiorno un prodotto naturale ai propri clienti, che si parli di food service piuttosto che di retail. Abbiamo vari progetti su tutti e due i campi. I vostri prodotti sono particolarmente adatti ai banchi dei retro bar, bistrò, caffetterie e che cos'altro? Allora, questa tipologia di macchine nascono prevalentemente per il food service, quindi come raccontavi tu, macchine da banco, in diciamo così retro banco, classico bar, piuttosto che ristoranti che hanno un'offerta un pochino più ampia e orari di apertura abbastanza ampli. E adesso siamo molto concentrati in retail, nel modello diciamo così di business della spremitura fai da te nel reparto ortofrutta dei supermercati, che negli ultimi anni effettivamente ha dato dei risultati molto molto importanti, e abbiamo vari progetti in Italia con delle multinazionali e delle catene italiane veramente di primo ordine. Quindi questa è un pochino la novità. Sono in realtà dei corner? Sono dei veri e propri corner all'interno del reparto ortofrutta, dove non solo è possibile farsi la propria spremuta al momento, imbottigliarla e portarla in cassa, ma il cliente vive una vera e propria esperienza. E questa è una cosa che molti hanno già capito, per fortuna loro e anche nostra, e che fa vivere davvero un qualcosa di diverso ai propri clienti, sempre nell'ambito di prodotti 100% naturali. È arrivato il momento della spremitura. Ma noi ci siamo pronti. Bene, allora vediamo come funziona questa macchina. Cerchiamo di mostrare attraverso la nostra telecamera questo taglio dell'arancia numero 1, numero 2 e numero 3, per andare a far sì che il meccanismo di erogazione possa riuscire a estrarre, eccola qui, sta uscendo proprio ora, il succo d'arancia preso direttamente, eccolo qui, è rosso. E mi ha fregato perché io nel frattempo il prossimo giro è di Fabio. Molto volentieri. E allora Christian, per chi desidera maggiori informazioni, per chi vuole saperne di più ed entrare in contatto attraverso voi o attraverso appunto la società per la quale siete qui in supporto, la De Luca Attrezzature, qual è l'indirizzo di posta elettronica
attraverso cui poter scrivere a tutti voi. Sì, approfitto di ringraziare il nostro distributore ufficiale De Luca. Potete trovare tutte le informazioni sul nostro sito www.zoomex.com e qualsiasi info inviare un'email a zoomex@zoomex.com. Naturalmente sarete contattati, senza alcun impegno vi verranno date le giuste informazioni e poi, se lo desidererete, attraverso il concessionario di zona potrete realizzare un eventuale acquisto. Christian, sei stato cortesissimo, saluta pure gli amici che sono dall'altra parte. Un saluto a tutti e al prossimo evento, sempre con Fabio. Grazie amici, io ora mi faccio fare un buon succo d'arancia perché lo pretendo e subito dopo passo ad altra intervista. Abbiamo tanto altro da mostrarvi, non andate via.